Buongiorno ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta voglio fare una sorta di mi preparo con voi, focalizzandomi in realtà sulla base, perché vi voglio far vedere una base estiva luminosa, facile da realizzare, ma che dura praticamente in eterno e che mi piace tantissimo. Quindi, scusate, ma ho tutto qui. Allora, inizio con il correttore ristretto nella colorazione medium, perché purtroppo le mie occhiaie in questo momento sono molto importanti e quindi vado un pochino a me. Devo dire che questo correttore piace. Vi faccio anche la top 3 dei correttori che mi piacciono di più per questa estate e ve la pubblico su Instagram Effetto Bio, quindi andatemi a seguire se non lo fate. Allora, mentre stendo il correttore, vi volevo dire che in realtà sono stata un po' inondata di domande su una cosa che mi riguarda molto poco ed è appunto questa situazione che si è andata a creare sui social riguardo i contenuti. Mio Dio, Roma fa caldissimo. Intanto vado a mescolare questo primer, di cui vi ho fatto già una recensione, che sto utilizzando in realtà con grandissima soddisfazione in questo modo. Quindi mescolo il primer, questo con SPF 30, con il mio amatissimo fondotinta, questo è nella colorazione 02 Greta, e il fondotinta è quello di Vegap. Lo vado a mescolare. In questo modo il trucco mi dura tutto il giorno e non teme veramente nulla. Io inizio da qui perché questa è la zona che preferisco coprire, quindi poi andrete a vedere anche bene perché. E vi dicevo, sono stata inondata di contenuti inoltrati da molte di voi su queste, diciamo, nuove blogger, nuove, anzi no, nuove influencer. Vabbè, quella che parla corsivo l'abbiamo vista tutti, quella che, diciamo, sponsorizza in modo troppo spinto Amazon, quell'altra che sponsorizza qualsiasi brand, in realtà gli mandi qualcosa, insomma, è un gran casino. E scusate, ma stavo vedendo che mi sono rimasti i segni delle tinte di neve. Allora, questa è la situazione attuale, ok? Quindi con un pochino di fondotinta mischiato al primer e il correttore medium. Ora vado a mettere il Fair, sempre ristretto, riprendo il pennello di prima, e mi sono resa conto che con il caldo ho difficoltà a fare due cose nello stesso momento, però insomma vi volevo dire che in generale io non ci vedo niente di strano. Penso che ognuno di noi può decidere chi seguire e come seguire. Quindi, onestamente, penso che se queste ragazze hanno visibilità è perché qualcuno gliela dà, insomma. Quindi non ci vedo, come vi dicevo, niente di strano, di sbagliato. E siete voi che potete sempre scegliere come comportarvi e con il santo ditino decidere anche a chi mettere mi piace e a chi no, e soprattutto magari premiare i contenuti che meritano.
quindi onestamente non ho intenzione di fare ulteriore polemica al riguardo. Ok, non so neanche se ho beccato i congiuntivi, condizionali, consecutio tempore, perché ripeto, veramente sono molto stanca. Poi purtroppo è un periodo in cui le buone notizie non si stanno affacciando. E quindi sono molto provato anche dal punto di vista mentale, vi dico la verità. Allora, vi faccio vedere una tecnica, se non mi seguite su Instagram, che io chiamo puntinismo, e in questo caso vado a mettere un gloss. Questo è di Nabla, ma noi stiamo dismettendo la linea per diversi tipi di ragioni. Ok, e vado a fare una cosa del genere. Ok, una sorta di baciata dal sole, ecco qua. E ora me lo vado a stendere. Questo lo metto al posto del blush, ok, come se fosse blush, e lo vado a stendere con questo qui, che è il pennello che ho utilizzato per il fondotinta. Allora, per fare una cosa del genere è fondamentale che voi abbiate coperto tutti i vari rossori presenti in questa zona. Ecco perché sono andata con il fondotinta a, diciamo, abbondare qui. Guardate che carina questa tecnica. Ho visto farla a diverse ragazze, ma ho visto anche fare una base terrificante. E quindi poi che succedeva? Che si andava un po' a uniformare ai rossori che erano rimasti presenti. Quindi dovete stare molto attenti a questa cosa. Questo punto io andrei a fissare tutto con un pochino di cipria. Utilizzo la neve, quella trasparente, che è anche quella del mio specchietto. Ok, guardate. Ok, e a questo punto vado a mettere, avendo io spolverato un pochino appunto di cipria ovunque, adesso un pochino di terra, è la 03 di Vegap, per fare, guardate che bello, un pochino, diciamo, di contouring. Pensavo di aver tolto tutti i capelli, invece no. Ok, giuro che ora vi faccio la foto e non sembro un Oompa Loompa, ve lo posso garantire. Sì, no, da qui sembro un Oompa Loompa, ma dal vivo, un rapido check prima di dire idiozie. No, niente Oompa Loompa per me. Ok, quindi questo è il look finito. In camera l'avevo un po'. In camera, col cellulare avevo settato un pochino i colori per cercare di farli un po' più evidenti, ma mi sa che ho esagerato. Mi piace molto questo look così, un po' baciata dal sole, un po'. Guarda, sono stata al mare, ma al mare non lo vedrò neanche in cartolina, ma questo è un altro problema. E ora poi finisco il look e vi voglio parlare di diverse cose, quindi vi vado a fare un po' di recensioni. Ciao ragazze, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao!